Buongiorno a te, Eder, e agli utenti del canale da Riccardo Dall'Acqua. Bene, oggi, grazie alla disponibilità che mi dai e seguendo chiaramente anche quello che è il filo logico e il fine soprattutto del canale, che è quello della divulgazione, della compartecipazione, a quella che è una risposta che si vuole dare. E in relazione al decesso di Viviana Parisi e anche a quello di Gioele Mondello, cerchiamo di rispondere ad alcune domande che sono state fatte dagli utenti sul tuo canale. Questo perché, come dici bene, si dà spazio a tutti, ma è corretto e giusto che sia così, in modo che democraticamente si possa condividere una o più opinioni. Che possono essere di aiuto a chi cerca di avere delle risposte. E noi, così come da un anno e più a questa parte facciamo, cerchiamo di arrivare a delle risposte. E quindi ci facciamo delle domande, vogliamo darci delle risposte. Mi sembra quindi corretto, visto che le domande sono molte, in quanto poste dagli utenti del tuo canale, rispondere alle stesse. Chiaramente è una cortesia, è un atto di educazione rispondere a chi ti fa delle domande. E così, chiaramente, senza un ordine cronologico, senza un ordine di importanza, a caso, ho scelto alcune riflessioni, alcune domande, alcune deduzioni che sono state fatte dai tuoi utenti. Tra cui quindi quelle che ti mando, ti invio sotto forma di screenshot. Ebbene, si dice, uno dei tuoi utenti dice che una donna non lascerebbe mai la sua borsa, anche in caso disperati nessuno l'ha mai dimenticata. Quindi questa sarebbe la prova lampante che in quella macchina non ci fosse lei. E quindi è inutile di andare a parlare di percorsi probabili o meno fatti in campagna, dove lei quindi è arrivata morta. La risposta che possiamo dare, ma chiaramente non è una certezza matematica, non è una sentenza, nulla di tutto ciò. La risposta che diamo è questa: le condizioni di Viviana mentali, e tendo a sottolineare perché poi in questo modo do la risposta anche a un'altra domanda. Nessuno ha parlato di una patologia psichiatrica su Viviana. Noi non abbiamo letto le carte, non siamo chiaramente dei medici, degli psichiatri o psicologi. E quindi di conseguenza non possiamo dare una risposta a livello di patologia psichiatrica. Possiamo solo dire che in quel momento Viviana, se si allontana e poi viene trovata la borsa, lo fa perché cerca di mettere, come dice Daniele Mondello, che chiaramente la conosce meglio di noi, purtroppo conosceva. Lo fa per mettere in sicurezza il bambino, con una macchina che si ferma dentro la galleria dove sarà trovata ed è una posizione, di pericolo importante. Per cui necessariamente devi, prendere una decisione: o prendi la borsa o prendi il bambino. Non hai tanta scelta, sono dei millesimi di secondi che tu hai a disposizione. Lei prende il bambino, lascia anche lo sportello aperto, se ne frega anche di chiudere lo sportello, se ne frega, ma giustamente io penso della borsa, e nel momento in cui va via non tornerà più verso la macchina. Quindi chiaramente o che entri in campagna o che se ne vada, secondo altre ipotesi, su altri mezzi, tramite l'autostrada, non tornerà più verso la macchina, verso la borsa, perché non le interessa il contenuto della borsa. A lei interessava il bambino, giustamente il figlio, metterlo in sicurezza, in protezione, come dice Daniele, e quindi di conseguenza non le interessa lasciare la borsa lì. Quindi questa è una risposta che possiamo dare. Fra le tante ipotesi date negli anni, in quest'ultimo anno decorso, chiaramente sono state date diverse ipotesi, però mi sento di dire, alla luce degli ultimi elementi e anche dei successivi che emergeranno dalla lettura del libro del professor Lavorino dal 10 novembre in poi, e poi a seguire anche dallo scioglimento della riserva, dalla decisione del GIP di Patti, noi avremo altri elementi, ma già
da qualche giorno, e da ora in poi io mi sento di condividere e portare avanti soltanto una mia unica ipotesi, che è quella che vede Viviana effettivamente entrare in campagna, però dal lato della pietra grande, così chiamata da Eder, che poi la porta scavalcando la rete metallica non fissata bene e obliqua al terreno, la porterà poi verso i laghetti. Rispondo così a un'altra domanda: sì, effettivamente lì ci sono dei laghetti che sono stati controllati all'interno, quindi nell'acqua, però non si è andati oltre e non si è andati verso una direzione ben precisa che ho indicato, di circa 3-4-5 chilometri in direzione mare e rifornimento IP, dove qualcuno dice effettivamente di aver visto una donna con un bambino, senza però specificare altro. Bene, poi altre domande chiaramente prendono ad oggetto altre riflessioni, ovvero il fatto del perché lei debba essere entrata in una proprietà privata, e quindi per quale motivo poi cadrebbe lì necessariamente, secondo la mia ipotesi, all'interno di un invaso, che è poi quella anche che ancora prima deduce, dichiara il professor Lavorino. Bene, le risposte sono diverse. Voi immaginate una donna che comunque è in preda di panico e cerca di fuggire perché mentalmente, quindi non ha un disturbo psichiatrico, no, assolutamente nessuno ha parlato di disturbo psichiatrico su Viviana, però ha un'ansia, ha una paura che le tolgano il bambino per averla fatta grossa, come dice Daniele, cioè l'incidente in macchina. Quindi già nelle giornate precedenti l'umore non era dei migliori, e qualcuno aveva anche pensato di proteggere più il bambino rispetto alle manie e alle fissazioni di Viviana, che però stavano rientrando, come dice Daniele. Però si cerca sempre, almeno come padre si fa questo, di tutelare il bambino, se per dire una madre ha dei momenti un po' di paura, di ansia e di difficoltà. E dopo aver ottenuto l'incidente, perché credo che lei abbia passivamente quindi subito un incidente senza una sua responsabilità, la donna l'ha fatta grossa, ha paura, per questo fugge e vuole mettere in protezione prima il bimbo, ma poi comunque non vuole farsi raggiungere da nessuno perché pensa che poi le possano prendere il bambino. Questa è la concezione mentale, la paura mentale di Viviana, ma che poi, di cui parla anche il professore Lavorino e ancora prima anche Daniele, e anche qualche sensitiva parlò di blackout mentale in questo senso. Quindi lei, andando a oltre 4-5 km in preda al panico e in fuga, pian piano chiaramente si accorge che non ce la fa più il bambino con quelle temperature, ha sete, e quindi vengono meno le energie. Lì ci sono dei terreni privati che sono tutti recintati e con delle abitazioni più o meno vissute dai proprietari, e lei, secondo me, che deve fare? Cerca di entrare in una di queste proprietà per cercare acqua, per cercare anche riparo. Ecco perché forza la delimitazione e con il bambino riporta quei fori, quelle lacerazioni simmetriche procurate appunto da aggancio metallico. Poi all'interno si nasconderà e starà per diverse ore, evidentemente, perché poi ritornerò anche sull'orario del decesso per cercare di spiegarlo ancora meglio dal punto di vista medico-legale, perché non è certo e chiaro a qualcuno del perché io parli delle ore 20 e 21 come orario indicativo di decesso. E proprio all'interno della proprietà, evidentemente, è successo qualcosa, e per avere quelle fratture tu le hai, e quindi rispondo, o per una caduta all'interno di invaso pozzo ivi esistente, o per un sinistro che patisci sempre all'interno della proprietà privata. Risponde infine a qualcuno, ad altri, che dicono: ma perché puoi portarla via? E portarla via perché? Perché evidentemente il proprietario o chi occupa abusivamente quel terreno si spaventa, non vuole denunciare la presenza di due persone morte all'interno di quella proprietà, e con la riconducibilità eventuale di una responsabilità penale sul proprietario e di chi li trova. Ecco perché pensa, ed è già accaduto
in altri casi di cronaca nera italiana, pensa di spostarli. Ecco la traslazione di due cadaveri purtroppo rinvenuti nel proprio terreno, nella propria proprietà. Ed ecco perché si sceglie un posto sempre distante rispetto al rinvenimento, cioè il lato opposto, che è quello della Valle Gioele e del traliccio D59, dove poi troveranno cadavere Viviana. Quindi queste alcune risposte, chiaramente siamo sempre disponibili, come dice Eder, c'è spazio per tutti, nessuno ha un'esclusiva di intervento, nessuno ha un'esclusiva di ipotesi o di evidenza. E quindi siamo chiaramente disponibili tutti a più interventi, a più ipotesi, per cercare di capire insieme cosa effettivamente possa essere successo e essere quindi anche di aiuto a quelli che ufficialmente indagano e cercano di capire cosa è successo. Vi ringrazio di nuovo, alla prossima!